Carissimi Scolters, ma soprattutto carissime Scolters, benvenuti alla quinta puntata di Scolta la Quarantena. Oggi inauguriamo una nuova rubrica, Ascolta, ti ascolta. In questi giorni mi sono arrivate tantissime domande, ne ho selezionate due per voi. La prima domanda ce la fa Paolo da Cavino, in provincia di Macerata. Caro Ascolter, sono Paolo Odiatori, lei è sicuramente molto bravo, ma io non ci vedo chiaro. Il suo pollo al sale è una ricetta copiata paro paro dalla mia, che cercai di pubblicare ben 5 anni fa, ma mi fu impedito da un accordo tra poteri forti di palazzo, un complotto. Non bleffi con me. Chi c'è dietro di lei? Chi la protegge? Chi c'è dietro di lei? Lo dica! Caro Paolo, anzitutto stiamo calmi. Dietro di me c'è niente poco di meno che Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio. Ce l'ho al telefono, ti vuole fare un discorsetto. Caro Paolo, il nostro paese sta attraversando un momento molto difficile, quindi non siamo nella condizione di poter criticare gli altri, ma dobbiamo invece collaborare ed essere uniti. Quindi ti chiedo uno sforzo, un sacrificio. Stai a casa e non rompere i coglioni. Come sempre, molto esaustivo il nostro presidente. La seconda domanda ce la fa Martino da San Giorgio delle Pertiche, tra l'altro oggi è il suo compleanno. Tanti auguri, Martino! Qui in diretta da San Giorgio delle Pertiche, frazione di Arsego. Una domanda per il mio influencer preferito, Matteo. Anzi, ascolta, come fai in questi giorni di quarantena? Hai anche tu l'account premium di Pornhub? Oppure tu hai già il premium di default in quanto VIP? Volevo fare anche un saluto alla mia mamma e al mio papà e dirgli che stiamo bene. Ecco, anzitutto Martino, volevo dirti che io certe cose non le faccio. Vogliamo sfatare il mito che noi maschi siamo ossessionati dalla pornografia. Vorrei spezzare una lancia in favore di chi come me non ha bisogno di certi tipi di intrattenimento. Ed in ogni caso io preferisco YouPorn. Ricordate, cari Scolters, di iscrivervi alla pagina di Facebook di Scolta la Quarantena. Mettete like e lasciate un commento se vi è piaciuto questo video. E se non vi è piaciuto, lo dirò al presidente.